sempre più declinato. Quali sono, a tuo avviso, le nuove realtà d'applicazione dell'advertising online? Ecco, anche qui, più che dell'advertising online, che fa un po', è una parte, è una parte, certo. Non è tutta internet, anche se la parte forse economica, che è quella più florida, insieme poi alla pornografia, che è un altro grandissimo elemento di ricavo per quanto riguarda internet. Però riflette un po' come sensazione mia, un po' quello che è l'aspetto un po' di internet. Molte volte noi parliamo di internet come se fosse un monoblocco, fosse un'unica grande entità. In realtà internet è più un concetto fatto di tante realtà, tante applicazioni che si sviluppano, e questo lo è sempre stato fin dai primi tempi. Io mi ricordo quando c'erano le prime applicazioni, che era SeaWeb, ma c'era anche Gopher, che poi è sparita, c'era Telnet, c'era la mail stessa, che è una parte di internet che noi utilizziamo giornalmente, che sicuramente una delle primissime killer application. Ci sono quindi tante realtà che poi evolvono in modo rapidissimo, come avete detto precedentemente, alcune muoiono di queste, altre si affermano. E così attualmente noi abbiamo delle realtà nuove, che sono i blog, che sono i siti di social network, quindi YouTube, perché poi molte volte noi utilizziamo queste etichette, che sono più dei contenitori abbastanza vaghi, e quindi non hanno grossa precisione nel definire i fenomeni della rete, perché poi in realtà all'interno di questi contenitori ci sono tanti tanti tipi di fenomeni. Basta dire community, ad esempio Second Life, che adesso è sulla bocca di tutti. Second Life è fondamentalmente un grande gioco di ruolo, ed è, rimane un gioco forse per adulti, ma non vedo perché bisogna poi anche esaltarlo e gonfiare più di tanto una realtà di questo tipo, perché comunque il gioco è interessante, perché giocare è sempre piacevole, e poi non c'è niente di più serio che il gioco. E così ci sono anche ancora tante altre realtà che si stanno affermando. Dicevo, pensavo ai blog, pensiamo al voice over IP, altre realtà che per il momento non sono tipicamente, non hanno ancora degli sbocchi pubblicitari, oppure anche altre realtà che vengono fuori come il file sharing. Ci sono tutta una serie di nuovi protocolli, BitTorrent è una continua evoluzione, BitTorrent è uno di questi, dove sono molto forti gli sviluppi e l'aggregazione anche di comunità che stanno evolvendo anche dal semplice scambio di file, a volte anche gratuito, perché c'è molto aspetto speculativo in queste realtà. Però si sta anche creando una realtà di persone che aggiungono dei contenuti semplicemente ai file audio piuttosto che video, cercando di fare una recensione, cercando di costruire un piccolo archivio, una piccola biblioteca. Quindi sono evoluzioni di tante realtà. E quello che ti volevo dire è che in realtà internet non è un'unica grande entità, come potrebbe essere la stampa, che anche lei ha delle grandi differenziazioni al suo interno. C'è la periodica, c'è la quotidiana, e all'interno ci sono ancora specializzazioni. È chiaro che questo fenomeno di frammentazione dell'applicazione su internet è molto più forte, proprio perché le realtà si sono in continua evoluzione, se ne creano sempre nuove di applicazioni, sempre nuove luoghi dove, e sempre nuove tecnologie che creano a sua volta delle nuove comunità, dei nuovi pubblici che si evolvono in continuazione.